siciliani a lutto per la perdita di vite umane a seguito dell'affondamento di un lussuoso yacht da crociera al largo della costa di Palermo. Alle ore 5 di questa mattina, 19 agosto, il lussuoso yacht Daiestan di 56 metri, battente bandiera inglese, con a bordo 10 membri dell'equipaggio e 12 villeggianti, tutti britannici e americani, è stato colpito dalla ferocia di un tornado che ne ha causato l'affondamento ad 1 chilometro dalla baia di Ponticello al largo della costa palermitana. Le operazioni di soccorso hanno salvato 15 passeggeri, fra i quali un bambino di 1 anno. Altri 6 sono dispersi, probabilmente intrappolati nel vascello capovolto precipitato a 50 metri nel fondo marino, ed è stato recuperato il cadavere di un morto portato a riva dai soccorritori.